Sì, Presidente, i numeri ci sono, mi sembra ci siano. Benissimo, allora se vuole può partire con l'appello. Sì, bene, grazie. Roberto Allegretti. Roberto Allegretti presente. Grazie e buongiorno. Buongiorno. Maria Agnese Catini. Buongiorno, sono presente. Svetlana Celli. Assente. Simona Donati. Simona Donati presente. Simona Donati presente. Grazie consigliera. Simona Ficcardi. Buongiorno Buongiorno a tutti. a lei. Francesco Figliomeni. Francesco Figliomeni è assente. Gemma Guerrini. Gemma Guerrini assente. Giorgia Meloni. Giorgia Meloni assente. Cristiana Paciocco. Eccomi, sono presente. Buongiorno a tutti. Buongiorno consigliere. Anton Giulio Pelonzi. Sì, sono la consigliera Baglio in sostituzione del collega Pelonzi. Buongiorno. Buongiorno consigliera. Presente, Baglio presente. Giovanni Zannola. Buongiorno Buongiorno, presente. Maria Teresa Zotta. Buongiorno. Maria Teresa Zotta. Buongiorno, buongiorno presente, grazie. A lei, buongiorno. Anche Presidente, Ficcardi presente, ho grazie. terminato, Presidente. Perfetto. Allora, noi abbiamo oggi Presidente, una anche Ficcardi è commissione. presente. Sì, Sentite? Ficcardi. Scusate. Sì, Ah, l'abbiamo grazie. segnalata, Ficcardi, tranquilla. Allora, abbiamo oggi una commissione molto importante, cioè la presentazione del piano sociale cittadino che è già passato in giunta e di mia iniziativa ho invitato tutti i presidenti delle commissioni politiche sociali di tutti i municipi e anche tutti gli assessori municipali. E siamo in molti in questa commissione. Io vi prego di darci delle regole per il suo corretto funzionamento. Visto anche l'importanza dell'argomento, chiedo cortesemente a tutti di togliere il video e togliere l'audio quando non si parla, onde evitare degli spiacevoli inconvenienti. Abbiamo anche invitato l'assessore e il dottor Giovanni Serra, capo del Dipartimento Politiche Sociali, e io spero diciamo, riusciamo a mantenere l'ordine nonostante l'alto numero di partecipanti e cercheremo di non andare oltre un orario troppo a ridosso del consiglio che si tiene alle 2. E lascio la parola all'assessorato. Ovviamente è la prima di una serie di commissioni perché l'argomento è molto importante e molto anche vasto. Ricordo che la delibera è stata mandata via mail ai componenti della commissione e lascio quindi ecco, la parola all'assessorato. Salve, buongiorno a tutti. Allora, Buongiorno.
Sono qui, anche se non si vede, dopo la vedrete, c'è la dottoressa Daniela Rosucci qui con me, fra poco si unirà a noi anche il direttore Serra. La dottoressa Rosucci è la responsabile dell'ufficio di piano centrale cittadino e si è occupata, diciamo, della parte della stesura e dell'elaborazione dal punto di vista tecnico amministrativo del piano sociale cittadino. Quindi io farò un'introduzione rispetto a quali sono state le finalità e quali sono stati appunto gli obiettivi che abbiamo voluto inserire all'interno di questo piano, però poi per la disamina dei vari capitoli e dei vari argomenti abbiamo qui la dottoressa Rosucci che li illustrerà capitolo appunto per capitolo. Allora, se inizio. Allora, intanto voglio fare una premessa, nel senso che questo piano, dobbiamo essere orgogliosi di questo piano, prima di tutto per il fatto che è un piano che è stato concepito e realizzato interamente dalla nostra amministrazione, quindi noi non abbiamo appaltato la stesura e la realizzazione di questo piano, è frutto di un lavoro della nostra amministrazione, sia composta appunto da personale sia interno che esterno, perché abbiamo interloquito con diversi, con tutti gli stakeholder che potevano in qualche modo essere coinvolti nella realizzazione dei servizi che sono all'interno del piano. Infatti abbiamo appunto, il percorso è partito ormai 3 anni fa con Roma Ascolta Roma, dove sono state raccolte tutta una serie di proposte da parte dei municipi e da parte degli uffici di piano municipali. E, poi abbiamo insomma interloquito con le università, con le sigle sindacali, con il terzo settore, con gli enti di ricerca, con la consulta cittadina e con tutte le consulte municipali, con naturalmente tutte e tre le direzioni generali delle 3 ASL di Roma e i vari distretti sociosanitari, perché una parte di questo piano è composta anche da un accordo di programma sull'integrazione sociosanitaria e con dei protocolli operativi che sono in realtà alcuni già pronti, e abbiamo coinvolto anche le autorità giudiziarie, quindi tutti i tribunali, dal Tribunale dei Minori al Tribunale di Roma, il Ministero di Giustizia, il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. Poi, se ho dimenticato qualcuno, la dottoressa Rosucci integrerà. Comunque, questo è stato un piano che è stato veramente ampiamente condiviso e lavorato insieme con tutti quelli che erano gli stakeholder che ne compongono poi la parte più relativa ai servizi. È un piano asciutto, cioè un piano di facile lettura, quindi è un piano che può essere letto anche da non addetti ai lavori, perché basta leggere quelle che sono le tabelle riepilogative al fine di ogni capitolo per comprendere quelli che sono gli obiettivi politici e programmatici rispetto al triennio. Può essere quindi letto anche attraverso, come dicevo prima, le singole tabelle al fine di ogni capitolo. Qual è l'obiettivo di questo piano? Vuole costruire 3 concetti, cioè è strutturato su 3 pilastri fondamentali. Il primo è la sicurezza sociale, cioè costruire un sistema di diritti e garanzie attraverso i LEPS, quindi garantire far sì che qualsiasi persona, non necessariamente che ha persone che sono all'interno, accedono ai servizi, possa in qualche modo usufruire possano usufruire dei servizi alla persona, quindi di sostegno. Quindi non è un piano che è finalizzato soltanto alle persone, a quelle categorie di persone che accedono ai servizi, cioè quindi magari persone con disagio sociale, disagio economico, disagio diciamo di tipo fisico o abitativo o, come dicevo prima, economico. È un piano che ingloba tutti i cittadini della nostra capitale, che possono comunque ritrovarsi all'interno di questo piano nella misura in cui ne hanno appunto bisogno. Quindi è un sistema che costruisce diritti e garanzie attraverso i LEPS. È il secondo pilastro su cui si fonda questo piano è l'universalità, cioè è un piano che riguarda tutti, come dicevo prima, non solo gli utenti in carico. E soprattutto è un piano
che all'interno del quale c'è una redistribuzione sociale, cioè dove è prevista una redistribuzione dei servizi per garantire un'equità all'interno dei servizi e garantire un facile accesso e un facile, come posso dire, approccio ai servizi. È un piano che prevede la centralità della persona, quindi la persona è vista come protagonista all'interno di questo piano, è protagonista delle sue scelte, i servizi quindi devono semplicemente sostenerla in tutto quello che è il suo ciclo vitale, tanto che questo in che cosa si rispecchia all'interno del piano? Che il piano non è suddiviso per categorie di età, cioè per fasce di età. Non abbiamo il capitolo sugli anziani o il capitolo sui disabili o il capitolo sui minori o il capitolo sulla disabilità, abbiamo la persona al centro e quindi tutti i servizi sono trasversali e incatenati l'uno con l'altro affinché la persona venga presa in carico in tutto quello che è il suo ciclo di vita. Il capitolo più importante, non che gli altri non lo siano naturalmente, ma il capitolo però più importante a mio avviso, ma anche penso a quello della dottoressa, è quello sulle azioni di sistema. Perché? Perché prevede una serie di punti che sono fondamentali e nevralgici rispetto poi alla realizzazione dei servizi, dove appunto nel capitolo delle azioni di sistema noi abbiamo all'interno tutta la parte relativa all'integrazione sociosanitaria, perché in parallelo a questo piano si è lavorato insieme per un anno, insieme a tutte le direzioni socioeducative di tutti i municipi di Roma, insieme a tutti i direttori di distretto di tutte e tre le ASL di Roma, ad un accordo di programma sull'integrazione sociosanitaria, dal quale poi sono derivati tutta una serie di protocolli operativi che vanno in qualche modo a completare e a arricchire quello che è il piano stesso. Un accordo che noi auspichiamo di concludere e chiudere a breve, visto su questo magari non mi dilungo, ne parleremo in un'altra sede. Quindi il capitolo appunto sull'azione di sistema ingloba la parte relativa all'integrazione sociosanitaria. Un altro punto fondamentale è il rafforzamento del personale che c'è all'interno di questo piano. Tanto che appunto noi stiamo anche procedendo all'assunzione di 117 assistenti sociali che andranno a diciamo a rafforzare il lavoro dei vari municipi e a in qualche modo a incrementare le risorse, le unità di personale all'interno dei territori. Naturalmente siamo in fase conclusiva, nel prossimo mese procederemo alle assunzioni, quindi anche questa fase, questa azione di sistema sta in qualche modo portando a compimento un lavoro che era già iniziato e che si trova all'interno di questo piano. All'interno del piano c'è anche nella parte delle azioni di sistema tutta la parte relativa alla revisione della regolamentazione, quindi alla revisione dei vari regolamenti. Poi c'è tutta la parte relativa alla concertazione e alla revisione del piano, perché naturalmente il piano deve essere aggiornato nel tempo, e questo anche i vari municipi nei loro piani sociali hanno dato un'impronta, però poi naturalmente ogni anno, in base a quelli che sono stati i servizi erogati, l'utenza che ne ha usufruito e tutta una serie di dati, vanno con degli allegati specifici ad aggiornare questo piano che è in continua evoluzione, quindi non è un piano statico, è un piano dinamico, che si evolve con l'evolversi della situazione e con l'evolversi del tempo, con il progredire del tempo. Naturalmente tutto questo, questo piano è stato concepito in questi anni, poi c'è stata l'emergenza Covid, ma questo piano è comunque in linea rispetto a quella che è stata l'emergenza sanitaria, perché tutti i servizi all'interno del piano sono comunque stati rimodulati e riorganizzati in funzione dell'emergenza e comunque è comunque da un senso comunque di continuità, non è un piano che è staccato dalla realtà, è un piano che comunque nonostante l'emergenza Covid ha comunque trovato la sua integrazione e la sua continuità anche all'interno cioè anche in questa situazione. Quindi è un piano che si rimodula in base a quelle che sono le esigenze del momento.
tanto che appunto noi all'interno del piano ci sono tutta una serie di servizi che noi stiamo comunque, abbiamo rimodulato, alcuni li rimoduleremo e anche col lavoro che stiamo facendo con la task force, la base del piano sociale si va a inserire in tutto il lavoro che noi stiamo facendo di rimodulazione e riprogrammazione dei servizi. Questo piano poi voglio dire ha una peculiarità che a me piace molto, è il fatto che concepisce i servizi, come dicevo prima, incentrati sulla persona e supera in qualche modo quella che è la logica assistenziale. Noi dobbiamo andare verso una presa in carico globale della persona che vada oltre quella che è la logica dell'assistenzialismo, e questo piano va proprio in questo senso, cioè parlo ad esempio della parte relativa agli anziani, con la parte della riprogettazione e la riprogrammazione dei servizi in forme di co-housing, quindi non più solo l'assistenzialismo basato su ad esempio il SAISA o la parte relativa alle case di riposo o le RSA, cioè si fa un salto in avanti, diciamo, rispetto a quello che sono i servizi, riprogettandoli in visione di un percorso che porti la persona dall'inizio alla fine della sua vita in un sistema in cui la veda quanto più autonoma possibile. Questo sia rispetto appunto agli anziani, ma anche rispetto alle disabilità, abbiamo il discorso del dopo di noi, abbiamo la parte relativa ai progetti di vita indipendente, abbiamo sulla parte dei minori tutta la parte relativa anche al sistema dell'affido, alla parte relativa, ad esempio adesso stiamo portando a breve in giunta una delibera sui neomaggiorenni, cioè tutti poi gli atti che noi politicamente andiamo con le nostre delibere sono in continuità e a rafforzare l'azione di sistema di questo piano. Ci sono state delle modifiche diciamo minimali rispetto a quello approvato tempo fa, che sono semplicemente due, che sono la questione dei PUA, dove abbiamo dato come tra virgolette obbligo la realizzazione di almeno un PUA e non più due, perché questo purtroppo però è dovuto al fatto che la regione non ci ha, diciamo, ci ha tagliato i fondi rispetto a questa, cioè non abbiamo i fondi disponibili per poter realizzare due PUA integrati, quindi onde evitare di scrivere delle cose che poi non sono calate sul piano di realtà. Sì, naturalmente tutto questo è stato concordato con le ASL, perché anche loro si sono rese conto che non essendoci fondi regionali che possono andare a sostenere la realizzazione di due PUA, hanno convenuto che anche per loro fosse opportuno almeno realizzarne uno a municipio, affiancato naturalmente ai segretariati sociali che noi abbiamo in tutti i territori, però realizzarne uno, ma uno effettivamente integrato. Questo per mantenere un piano di realtà all'interno del piano e non scrivere il libro dei sogni. Questo piano non è un libro dei sogni. Io questo ci tengo a sottolinearlo, è un piano che è calato sulla realtà ed è incentrato sulle persone. E quindi il discorso, quindi le modifiche sono sostanzialmente questa dei PUA e il discorso delle stazioni di posta, perché ci siamo resi conto nel tempo che la questione delle stazioni di posta, ci siamo resi conto da un'indagine fatta con i vari municipi che non tutti avevano la disponibilità di immobili per poter realizzare una stazione di posta in ogni municipio. Dal momento in cui abbiamo individuato tre stazioni di posta, tre immobili in tutte e tre, diciamo, le concepisco più come non tanto come municipi, ma quanto suddivisione sanitaria, così almeno ci intendiamo, perché raggruppa, diciamo, l'ambito territoriale in tre parti. Abbiamo quindi concepito tre stazioni di posta, una per ogni cittadine, naturalmente, quindi non sono relegate alla competenza municipale, ma cittadina. Tre stazioni di posta in tutte e tre le ASL di Roma. Il paragone con l'ASL, ripeto, è semplicemente per dare un'idea che raggruppa più territori. E sono state anche messe a bando, adesso siamo anche in una fase quasi conclusiva delle procedure di gara, quindi riusciremo a realizzare anche queste stazioni di posta. Io per il resto, dal punto di vista politico, quegli elementi tecnici sostanziali li ho dati. Vorrei far intervenire la dottoressa Rosucci, che magari può esaminare capitolo per capitolo le parti più importanti di questo piano, perché poi è un piano comunque, rispondere alle vostre domande, se avete sicuramente avrete delle domande da fare, possiamo rispondere alle domande che verranno poste dai vari consiglieri.
Io vi ringrazio e do la parola a... No, scusate, io non do la parola a nessuno, chiedo alla Presidente se, insomma, se non c'è nessuna intervista, insomma, mi avete capito? Cioè, sì, la sì. Concordo nel procedere in questo modo e ovviamente oggi è un'illustrazione generale, poi entreremo eventualmente nel dettaglio delle... di determinati parti di questo piano sociale. Prego, dottoressa Rosucci. Buongiorno a tutti. Allora, non so, io sono a vostra disposizione per rispondere alle domande su un piano ovviamente tecnico e come ha già illustrato l'assessora, ci prendiamo, come dire, oneri, no? Tutte diciamo, le note positive e negative di questo piano, perché è la prima volta che questa amministrazione elabora un documento senza appaltare nulla all'esterno. Ci tengo a sottolinearlo perché veramente è il frutto del lavoro non mio, non esclusivamente della direzione, ma di tutti gli uffici centrali, territoriali, degli altri dipartimenti che sono chiamati in causa sulle varie tematiche ovviamente del sociale, ma non solo. E con tutti gli stakeholder, con i privati cittadini, cioè veramente è stato un piano che si è cercato di realizzare nella forma più corale possibile. Poi sicuramente non siamo degli editori, quindi io continuo ancora a leggerlo e a rileggerlo e trovo sempre qualche piccolo refuso, ma insomma ci perdonerete se non... Se troverete insomma delle piccole imprecisioni, però ecco, è un documento che è pensato, le chicche di questo documento sono innanzitutto quella di essere un piano accessibile. Accessibile significa che sul piano della comunicazione si è cercato di utilizzare un linguaggio snello, è un piano di neanche 100 pagine perché doveva poter essere letto non dagli addetti ai lavori o comunque non solo, ma anche veramente da chiunque, dai nostri familiari, da tutte le persone che hanno bisogno di sicurezza sociale al pari della sicurezza che dà sul piano sanitario il nostro sistema sanitario nazionale. Sicuramente sul piano dello stanziamento delle risorse economiche noi siamo sempre i fratellini minori, no? Quindi il sociale purtroppo ha quelle briciole che vengono lasciate a questo sistema e speriamo che questa emergenza che purtroppo ha attraversato e sta attraversando il nostro paese sul piano sanitario, ma con enormi ripercussioni sul piano sociale, abbia messo anche in luce il bisogno che c'è di un welfare forte. E, come diceva l'assessora, il capitolo più importante, insomma quello che dà un po' le gambe perché si crei questo, questa sicurezza sociale sul piano dei diritti, quindi che chiunque, come si rivolge al pronto soccorso, no, per ricevere una qualche cura, sappia di poter avere una rete di sostegno anche sul piano sociale, lo dà il capitolo 2, che è quello delle azioni di sistema. Si chiamano così perché sono appunto quelle azioni che poi permettono di realizzare tutto il resto, di realizzare questo sistema di garanzie. Non a caso la prima di queste azioni di sistema è proprio l'accesso, no? L'accesso, la valutazione multidimensionale e multidisciplinare del bisogno e la presa in carico. Questo è un processo che è indispensabile per chiunque, perché è un processo che attraversa tutte le fasi del ciclo vitale di una persona. È un'indicazione metodologica, è proprio un modus operandi ed è però la condizione indispensabile per garantire anche quell'equità sociale, quell'equità dell'accesso e della valutazione necessaria poi per erogare i servizi. Ovviamente tutto questo noi non lo facciamo da soli, è indispensabile. Interrompetemi. Santi si è trovato casa. Yeah. Eh no, una buona notizia, ho pensato subito a questo. Scusate, sento, non so se è qualcuno che parla con me. No, vai avanti. Vado avanti. Dicevo, altro tassello fondamentale proprio perché non, insomma, le persone sono un unicum, no? Non sono divisibili o frazionabili.
Altro tassello fondamentale per le azioni di sistema per noi è l'integrazione sociosanitaria, perché dobbiamo assumerci una responsabilità che è una responsabilità corale nel dare risposte ai bisogni delle persone. E in questa responsabilità corale noi abbiamo approfittato della importante interlocuzione avviata proprio per nella costruzione del piano sociale cittadino con le tre ASL romane, e in particolare poi abbiamo fatto con loro? Abbiamo, proprio perché l'assessora vi diceva che questo è un piano asciutto, cioè un piano che per chi vuole può essere letto nelle sue 100 pagine, per chi vuole, come dire, esaminarlo in pillole, basta prendere le schede riepilogative alla fine di ogni capitolo per poter già avere un'idea degli impegni che l'amministrazione si vuole prendere e si prende per questo triennio di vigenza del piano. Allora, con le ASL cosa abbiamo fatto? Ci si è seduti intorno a un tavolo per capire, rispetto anche alle indicazioni del piano regionale, quali potevano essere gli obiettivi comuni, no, di azione comune. Rispetto a questi obiettivi si è deciso di istituire un tavolo, una cabina di regia che supervisionasse i lavori di una serie di commissioni, comunque di gruppi di lavoro tecnici composti da personale dei servizi territoriali e da personale ASL, per arrivare a cosa? Fondamentalmente a una cornice che speriamo appunto sia quella dell'accordo di programma, che è la prima volta che Roma arriva a fare con le tre ASL romane, che veramente vuole essere una cornice nella quale iniziare a dire cose importanti, come quella, tra l'altro, anche annunciata dalla Regione, no? Che ci ha invitato a costruire un budget integrato tra amministrazioni per i servizi sociosanitari. E in questa cornice, che è l'accordo di programma, trovano giusta collocazione i protocolli operativi su singoli servizi, che saranno poi oggetto di contribuzione, quindi di un apporto integrato di risorse sia da parte dell'amministrazione capitolina che da parte della singola azienda ASL. E ovviamente non su tutto, ma su quei servizi ritenuti, diciamo, prioritari, no? Che necessitano di un'azione prioritaria, per cui veramente si sono svolti tavoli di lavoro un po' su tutte le tematiche che poi vedete, su tutti gli ambiti riportati anche all'interno del piano. E noi speriamo ovviamente che questo accordo di programma possa essere sottoscritto veramente a breve con tutte e tre le ASL romane, perché veramente sarebbe il primo tassello per garantire questa sicurezza sociale o sociosanitaria, ecco, diciamola un po' così. Ovviamente altro tassello fondamentale ormai per l'amministrazione è anche quello di un sistema informativo gestionale. Purtroppo le carenze che ha questo piano, ve le dico io per prima, sono carenze di dati, non perché Roma non abbia dati, noi ne abbiamo un'infinità, sono dati essenzialmente raccolti attraverso Roma Statistica, ma sono dati ai quali noi arriviamo dopo un enorme lavoro, perché spesso sono dati aggregati, perché spesso non sono dati ricavati da indicatori al passo un po' con i tempi, no? Ridefiniti o rinegoziati. Quindi in questo la realizzazione del SIGES finalmente, quindi di questo sistema informativo gestionale integrato con il SIAT, quindi col sistema sanitario, per cui appunto le ASL hanno una serie di obblighi rispetto alla trasmissione dei dati al casellario eccetera, speriamo che finalmente possa garantire comunque quella bisogno tempestivo di informazione che tutti gli amministratori della cosa pubblica hanno, e noi come ovviamente persone impegnate nei servizi dobbiamo comunque tenere molto bene in considerazione. Ultimo punto, che però insomma aveva già accennato anche l'assessora, la revisione della regolamentazione. Noi abbiamo tantissime una ampia produzione normativa,
in alcuni casi un po' datata, ovviamente va rivisto un po' tutto alla luce della, cioè, le persone sono fluide, vivono, attraversano un'epoca e quindi la normativa deve essere coerente e poterli sostenere. Noi abbiamo tutta una serie di normative anche legate ai contributi economici che si sono susseguiti negli anni, che necessariamente deve essere rivista, e dobbiamo capire un attimo come e se ampliare appunto all'utilizzo anche dell'ISEE, se inserire l'ISEE anche in altre tipologie di servizi, inserire la contribuzione delle persone che possono laddove possono, e proprio per garantire quella sicurezza sociale e quell'universalità anche a chi invece non ha risorse per poter contribuire. E ultima, ma non di coda, il rafforzamento del personale, perché per garantire comunque i servizi, per garantire tutto quello che abbiamo detto, una presa in carico, ma soprattutto equip multidimensionali e multidisciplinari, abbiamo ovviamente necessità di adeguare in numeri, insomma, il personale dei servizi. Analogo discorso lo sta facendo la ASL, lo stanno facendo le ASL romane, perché insomma, diciamo che le ultime scelte, le ultime decisioni a livello nazionale, però, insomma, di politiche assunzionali, hanno penalizzato un po' tutti i servizi, no? E quindi adesso è il momento di capire appunto dove e come andarli a reintegrare. Io mi taccio, aspetto magari le vostre domande. Sì, dovremmo, se i consiglieri vogliono intervenire possono prenotarsi sulla chat. Io la ringrazio, dottoressa. Di nulla. Dovrei... c'è l'assessore Maggi che vuole intervenire e poi io lascerei anche qualche presidente di commissione municipale, io però lascerei prima la parola ai componenti della commissione. E quindi se... Aspetta, riesco. Presidente Laudio. Scusatemi, l'assessore Maggi aveva chiesto di intervenire, se vuole intervenire ne ha facoltà. Forse non ci sei. Buongiorno Presidente. Ah, eccolo, ok. Prego. Sì, avevo visto che si era prenotato prima il Presidente della Commissione politiche sociali del settimo, per questo aspettava di intervenire, e però ecco, visto che mi ha dato la parola senza perdere altro tempo, chiedo due chiarimenti. Ho visto che nel terzo periodo del deliberato si fa riferimento a un aggiornamento annuale dei piani sociali municipali, e volevo chiedere se tale indicazione, volevo capire meglio da dove nasce tale indicazione, visto che appunto i piani sociali di solito hanno cadenza triennale, e chiedere ai municipi degli aggiornamenti annuali, io credo che non sia del tutto efficace. E inoltre, e poi chiudo, volevo sapere se all'interno del piano, io non ho visto questo aspetto, e c'è anche, diciamo, un'intenzione di riequilibrare le risorse a disposizione dei municipi, e perché sappiamo che purtroppo non sono storicamente equamente distribuite. E in ultimo, ecco, volevo chiedere
se era possibile inserire nel piano dei dati relativi al perlomeno al 2018, visto che sono relativi al 2017, e quindi io credo che farlo rispetto al 2018 sia tra virgolette semplice. Grazie. Perfetto, e se vuole intervenire anche il Presidente Principato, poi daremo la parola al Consigliere Zannola. Grazie Presidente Gadini, buongiorno a tutti. Sì, la mia domanda è un po' sulla scia di quella che faceva l'assessore Maggi. Cioè, nel terzo punto del dispositivo è previsto appunto questo aggiornamento annuale dei piani sociali, dei piani di zona municipali con una delibera di giunta municipale. Noi nel 2018 abbiamo votato appunto favorevolmente in consiglio il piano di zona municipale che ha scadenza 2020, no? per il triennio. Quindi la domanda era appunto se cambia la scadenza di triennalità per i municipi e soprattutto se va rifatto tutto il passaggio che facemmo nel 2018 con le ASL, con le organizzazioni sindacali, con il terzo settore, con le consulte, con il rilascio dei relativi pareri nei municipi. Poi volevo chiedere a che punto siamo quindi con il sistema informativo per la gestione dei servizi sociali, quindi se tecnicamente si può sapere qualcosina in più su questo. Proprio per l'interlocuzione dei sistemi di comunicazione tra i servizi nei vari livelli, partendo dal municipio, passando per il comune, arrivando fino alla regione e poi al governo. E poi un'ultima cosa, non so se questa è la sede opportuna, altrimenti vi chiedo magari poi in separata sede delle maggiori informazioni, se fosse possibile ricevere per quanto riguarda le proposte inviate. Chiedo scusa, non sentiamo nulla, sentiamo veramente un tono di voce bassissimo, quindi se può alzare il volume o alzare un po' la voce, perché sennò veramente facciamo grande difficoltà ad ascoltare e poi quindi a rispondere. Devo ripetere tutto? No, abbiamo sentito, però se con un po' di fatica, però abbiamo sentito, però se magari dalle okay. cose, dalle prossime cose in fase può alzare un po' la voce. Certo, grazie. Allora, l'ultima cosa era... se era possibile gentilmente ricevere le proposte, diciamo, inviate ai municipi in un formato PDF editabile, perché alla presenza soprattutto di documenti di un certo numero di pagine di questo tipo è più agevole ricercare le informazioni. Ma questa è una semplice richiesta di natura tecnica che magari potrà essere inoltrata al segretariato. Per il resto quello che ci importa è capire effettivamente dal Dipartimento, quale sarà l'iter per i municipi, le comunicazioni che eventualmente verranno inviate in questo senso, proprio per capire come gestire il processo a livello di municipio, sia per quanto riguarda la delibera di giunta che viene citata nella proposta, quindi con l'aggiornamento del piano, sia per quanto riguarda proprio la scadenza attualmente triennale per i piani di zona municipale, i piani di zona municipale. Solo questo. Grazie mille. Consigliere Zannola. Eccoci. Tocca sempre a me rovinare l'idillio delle commissioni, non vale. Allora, intanto io vorrei che Toni altrimenti chiudo la commissione, prego. Ah sì, ma certo, Presidente, scherzavo, era solo una premessa, ma metto le mani avanti, ma sarò gentile come sempre. Intanto la ringrazio per la convocazione della commissione e per le parole in premessa. Mi pare di aver capito, ma su questo faccio un'ulteriore domanda, che il metodo sia quello di non fermarci ad un ragionamento di oggi. Oggi mi sembra un po', come dire, una... la chiamo conferenza stampa, spero non si offenda nessuno, del racconto di questa... di quanto deliberato e del lavoro fatto, per cui io, a prescindere dalle critiche che potrò muovere, ringrazio ovviamente gli uffici e chi si è impegnato nella stesura del piano. Quindi immagino che la Presidente voglia, a seguito di questa commissione, convocarne altre e magari farlo anche con
quelli che sono stati definiti giustamente gli stakeholder e quindi immagino alle organizzazioni sindacali, alle consulte, al forum del terzo settore, se riusciamo anche a farlo con le direzioni sanitarie, sarebbe utile fare un percorso, partire da oggi con una serie di commissioni e condividere un po' con questi stakeholder e anche con le opposizioni, con la commissione, un ragionamento. Io non voglio entrare pesantemente nel merito perché ci vorrebbero ore, ovviamente. Faccio solo alcune considerazioni, se me lo consentite. La prima è che parliamo di un piano che di fatto è già vecchio, perché è un piano antico, progettato e pensato su una città che oggi non esiste più, perché non solo, come dire, è datato, poi mi preoccupa quando la dottoressa dice non abbiamo dei dati, carenze di dati, è difficile, come dire, progettare senza dati, a maggior ragione oggi, dopo un'emergenza sanitaria così profonda che ha segnato la nostra città e ha generato sicuramente nuove povertà, nuovi bisogni sociali, ha cambiato l'assetto, le dinamiche di chi la abita, quindi mi pare un po' complicato ragionare e approvare un piano che, per quanto l'assessore possa dire che è variabile, che può essere in qualche modo, si può trasformare in qualche modo e accogliere i cambiamenti, credo che sia un piano già abbastanza datato e arriva tardi. Quindi su questo io veramente mi chiedo, possiamo darci il tempo di riragionarci insieme alla luce di quello che è accaduto in città? Noi offriamo tutta anche la nostra disponibilità ad aiutare con proposte, con le nostre competenze, con il ruolo che possiamo svolgere, per non avere, come dire, un giudizio negativo a priori, che di fatto non fotografa quello che oggi Roma. E poi su questa questione degli accordi di programma ancora non firmati, questa è la stessa risposta che l'assessora ci ha dato alla commissione che abbiamo svolto sei o sette mesi fa. Io non capisco se a un certo punto si è fermato il tempo e dopo otto mesi, all'indomani della pandemia, c'è bisogno di una nuova ventata di fare qualche post su Facebook, comunicato stampa, per dire che abbiamo approvato un piano, o se c'è l'esigenza reale di approvare un piano che è utile alla città. Questo un po' mi domando, e sono le cose che mi sono venute in mente quando ho letto il piano, dove non c'è una volta scritta la parola Covid. Io capisco che fa male, perché insomma questa emergenza ci ha colpito tutti, però immaginare i servizi alla città senza considerare l'emergenza che è accaduta mi sembra un po' fuori luogo. Peraltro lo dicevano anche le persone che mi hanno preceduto, l'assessore e il presidente di commissione, che non sono certo appartenenti alla mia stessa forza politica, parliamo di un piano con dati che sono di tre anni fa, anche dal punto di vista delle risorse economiche impegnate. C'è bisogno ovviamente di aggiornarlo. Io non posso accettare questo entusiasmo, seppur apprezzando il lavoro fatto dagli uffici, se però parliamo di un piano davvero datato, invecchiato, che oggi non risponde ai nuovi bisogni della città. Quindi diamoci come metodo l'ascolto nuovo, rinnovato degli stakeholder, e proviamo a cambiarlo. Cioè, è un appello che io faccio alla maggioranza: non c'è bisogno di rivendicare un successo oggi, potete rivendicarlo fra due mesi, ma fatelo cambiando il piano stesso sulla base delle nuove esigenze. Cioè, è un appello accurato che faccio, Presidente, mi appello a lei, diciamo, neanche all'assessora, con la quale non ho un rapporto granché positivo. Mi appello a lei, che è sempre disponibile. Cioè, non forziamo la mano su questo piano, perché sarebbe sbagliato. Sarebbe sbagliato. Stop. Presidente, posso... Allora,
rispondere al dottor Zannola se ha finito il suo intervento? Sì, sì, io non ho altre prenotazioni, se vuole intervenire l'assessorato per me va benissimo. Allora, no, sono Daniela Rosucci. Prego, dottoressa. Allora, volevo rispondere un attimo al dottor Zannola perché vorrei, una cosa proprio che detesto è essere fraintesa e quindi vorrei fare delle precisazioni. Allora, sul piano dei dati, allora, personalmente ho aggiornato questo piano a livello normativo al primo semestre 2018 e i dati al rendiconto 2017, ma è sicuramente un aggiornamento che possiamo fare in brevissimo tempo, ma lo possiamo anche fare semplicemente con un allegato o successivamente ormai con un aggiornamento del piano. Il piano è importante invece che venga approvato perché è un'assunzione di responsabilità da parte di questa amministrazione nei confronti dei propri cittadini. È importante perché è da quando l'abbiamo iniziato a scrivere che abbiamo iniziato anche ad avviare le azioni che erano contenute, che sono contenute nel piano per il triennio. Non siamo stati ad aspettare l'approvazione perché altrimenti, lei capisce, insomma, i tempi non sono gli stessi sul piano amministrativo dei tempi delle persone. Ma questo vale anche per il piano sociale regionale, per il quale mi permetto di dire, scusate così, almeno avete una visione completa sull'argomento, il piano sociale regionale che non ha avuto alcun aggiornamento né sul piano dei dati né tanto più sul piano normativo è stato comunque approvato dopo anni, al pari mi viene da dire di questo piano sociale, e sinceramente il motivo per cui ad oggi noi ancora non siamo arrivati, ahimè, ai noi, alla firma dell'accordo di programma è un problema che non ha nulla a che vedere con il piano tecnico, ok? Quindi probabilmente le motivazioni vanno un attimo chieste anche a livello regionale, perché ognuno si deve prendere le responsabilità del proprio operato. Quindi per rispondere al dottor Zannola, sicuramente non è che noi non abbiamo dati, badate bene, noi siamo pieni di dati. I dati che noi abbiamo riportati sono dati pubblici, tra l'altro presenti in tutte le nostre rendicontazioni. Però è necessario che questi dati possano essere raccolti con un click. Ed è ad oggi una cosa che Roma non può fare, ma che non può e non sa fare neanche la Regione Lazio. Noi con loro stiamo costruendo per la prima volta un sistema informativo e gestionale nel quale la Regione è dentro al progetto con Roma Capitale, perché si crei un sistema unico di dati e che non sia solo il SIAT che di sociale non ha un dato che è uno, ok? Allora è importante che voi, che avete una responsabilità ben superiore a quella che ho io, sappiate esattamente di cosa stiamo parlando. Quindi è importante che, proprio perché è passato tanto tempo, questo piano arrivi alle persone, perché è un piano concreto. Noi non l'abbiamo appaltato all'università, alla regione credo sia costato qualcosa come 100.000 euro, ok? Allora, queste cose vanno dette. Perdonatemi, dopodiché passo la parola al dottor Serra, che saprà sicuramente argomentare meglio di me e rispondere alle ulteriori vostre domande. Grazie. La ringrazio, dottoressa Rosucci. Prego, dottor Serra. Buongiorno, volevo rappresentare perché è importante questo piano, indipendentemente dal ritardo con cui sarà approvato, che non è certo dipeso da noi, ma è dipeso semplicemente da una mancata risposta a convocazione da parte dei direttori delle ASL, che esattamente risale al 2019, in cui nella cabina di regia si era concordata bozza di piano e
stesso pure l'accordo di programma. Se volete vi mando pure le osservazioni che hanno fatto i direttori generali. Dopodiché hanno deciso di non firmarlo, non si sa per quale motivo, anche se in contemporanea la Regione Lazio ci ha chiesto che il piano non era competenza dei direttori generali, in quanto la legge a Roma trovava un'applicazione diversa. Abbiamo anche individuato alcune soluzioni richieste dalla Regione Lazio, inserendo i due direttori del sociale e della sanità nella cabina di regia che dovrebbe pianificare le attività, però dopo aver consentito anche questa modifica, il piano è stato bloccato. Allora, il nostro piano è uno strumento di pianificazione, vuole evitare che, come è avvenuto fino ad oggi, che la Regione stanzi i fondi del 2018 e c'è da dicembre 2019 e il Comune l'impegna nel 2021. Normalmente funziona così, perché in assenza di strumenti di pianificazione e di risorse certe spalmabili su un triennio non è possibile pianificare nessuna attività. Allora, noi questo piano è abbinato a un programma assunzionale di assistenza sociale che si è bloccato solo per l'emergenza Covid che abbiamo sbloccato e ha la certezza di risorse certe, sia su base regionale sia su base capitolina. Poi la Regione comunque non ci consente di operare perché continua a fare provvedimenti in cui non si capisce, non si riesce a comprendere la diversità di Roma Capitale dal comune di Frascati, per fare un esempio, uno di quelli più grandi, non di quelli piccolissimi, in cui non si riesce a capire che il comune di Roma contiene tre ASL e i municipi sono contenuti in un ASL, per cui ci continua a chiedere piani unici da concordare non si sa con chi, per cui il piano va concordato con i tre direttori generali dell'ASL. Il piano era abbinato a tutta una serie di protocolli operativi in cui si definivano risorse, budget e uomini che si mettevano a disposizione. È saltato perché è il tentativo di rinviarlo all'infinito, è più che altro un'attività e ostruzionismo, non è certo un'attività che mira ad essere propositiva. Però, siccome noi siamo tecnici, abbiamo operato e abbiamo fatto in casa, questo programma ci avrà dei suoi limiti, tutte le attività. Sicuramente non l'abbiamo appaltata a dei saloni dell'università che a pagamento scrivono piani diversi. Ok, ho finito e spero che si arrivi presto all'approvazione e che i direttori generali spiegano se questo piano che abbiamo scritto insieme è positivo o è negativo. Grazie e buon lavoro. Vorrei aggiungere anche, penso che la dottoressa Rosuccio e il direttore Serra siano stati non esplicativi di più. Vorrei solo aggiungere una cosa: questo piano, a dispetto di quello che si dice, è un piano che comunque, continuo a ripetere, è stato stracondiviso, perché negli anni sono stati condivisi con tutti i stakeholder, loro continuo a ripetere, sia con i vari uffici di piano municipali, sia con le università, sia con i sindacati, sia con il terzo settore, sia con i tribunali, sia con il Ministero di Giustizia e il Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro. È un piano che è stato stracondiviso ed è stato costruito insieme. Quindi che si dica che è un piano frutto solo dell'amministrazione senza aver interloquito con le realtà che poi operano all'interno dei servizi, questo non lo posso accettare. Difenderò fino alla fine il lavoro che è stato fatto da questa amministrazione, perché parliamoci chiaro, sono anni che manca un piano sociale e lo dobbiamo portare a casa, non tanto dal punto di vista politico, ma quanto nei confronti dei cittadini che lo aspettano e lo attendono da anni. È un dovere che noi abbiamo dal punto di vista politico e un dovere che abbiamo anche nei confronti di persone che in questi anni hanno lavorato a testa bassa con tutti gli stakeholder presenti per realizzare e per costruirlo e per realizzarlo. E soprattutto sul discorso che non c'è la parola Covid, è normale, perché questo piano naturalmente è antecedente all'emergenza, ma come detto dalla dottoressa Rosucci, anche ribadito dal direttore Serra, questo piano è già in qualche modo rimodulato nei suoi servizi a fronte dell'emergenza, è pensato in un'ottica futura,
Quindi che se no, si dica che non c'è la parola Covid, sì è vero, non c'è la parola Covid, ma di fatto i nostri, noi non siamo stati fermi a guardare. Questo piano è stato già, ha avuto già una sua fase di attuazione e tutti i servizi sono stati rimodulati in funzione dell'emergenza sanitaria. Quindi questo piano va in continuità rispetto a quella che è la situazione. Quindi io con questo concludo e ripeto, voglio dare merito al lavoro che è stato fatto da questi uffici, perché veramente è un piano che contiene in sé una prospettiva futura e denigrarlo in questo modo lo trovo quanto mai inadeguato. Scusate, ma è una precisazione che volevo fare perché veramente io sono arrivata da 7 mesi, ma ho visto tutto il lavoro che è stato fatto, soprattutto le interlocuzioni che abbiamo avuto con la Regione rispetto all'accordo di programma. Perché se non avessimo avuto un blocco da parte della Regione rispetto all'accordo di programma, noi ad oggi avevamo, dopo 10 anni, 15 anni, il primo, anzi scusate, mi confondo col piano, non c'è mai stato nel corso di questi anni un accordo di programma sull'integrazione sociosanitaria. Sarebbe una rivoluzione epocale per i servizi sociali e portarla a casa è un dovere da parte sia nostra ma anche della Regione, quindi si devono assumere la responsabilità formale di dirci che non va bene, dopo che tutti e tre i direttori generali e tutti i direttori dei distretti sanitari hanno lavorato insieme con noi, perché in Sala Rosi c'erano tutti i direttori di distretto, li ho visti, li ho sentiti, ho partecipato a alcuni incontri. Quindi questo accordo di programma non è frutto del lavoro dell'amministrazione ma è frutto di un lavoro condiviso con i distretti sanitari e con i 3 direttori generali. Quindi il blocco non è tecnico ma è politico e va sbloccato e ognuno si deve assumere le responsabilità di questo blocco, perché al di là dell'emergenza noi avevamo questo accordo di programma pronto già prima dell'emergenza sanitaria. La ringrazio assessore per le sue specificazioni, tra l'altro io concordo con lei. Ho la dottoressa Romano che vuole intervenire e poi il consigliere Zannola nuovamente. Prego. Buongiorno, sono l'assessore alle politiche sociali del terzo municipio. Volevo chiedere un'informazione riguardo all'applicazione delle forme di compartecipazione che verrà applicata a tutti i servizi, quindi con assistenza domiciliare diretta, indiretta, l'assistenza alle strutture semiresidenziali, centri diurni e soggiorni estivi. Verranno inseriti anche le persone con disabilità con la legge 104 articolo 3,3? Grazie. Assessore, se vuole rispondere subito ne ha facoltà. Sì, grazie, faccio rispondere la dottoressa Rosucci. Allora, parto da un presupposto che è quello del budget di salute. Allora, questo è un concetto coniato diciamo qualche tempo fa dal professor Righetti. Invito chiunque voglia approfondire l'argomento a vedere, insomma, ad ascoltare appunto una delle sue, dei suoi audio. Il budget di salute si fa, come sapete, con tutte le risorse messe in campo, non solo risorse pubbliche messe in campo dalle singole amministrazioni, ma anche con risorse personali dell'individuo. Abbiamo detto che questo è un piano che mette al centro la persona, quindi la mette al centro con tutto quello che la persona ha, incluse le sue risorse economiche come le sue capacità. Il budget di salute tiene conto di tutto quello di cui la persona è portatrice. E di tutto quello che nel suo progetto individualizzato di intervento si costruisce insieme con lui e intorno a lui o a lei. Detto questo, per un principio di equità anche sociale, ormai pensiamo che sia corretto che diciamo si trovino anche accordi perché chi può contribuisca alla spesa sociale, soprattutto per chi ha bisogno degli stessi servizi e non può contribuire in alcun modo. È un principio probabilmente anche etico, no? Di responsabilità sociale. E quindi detto questo, bisognerà ragionare, la revisione della regolamentazione non si fa in un giorno, non si fa di fretta in una notte, bisognerà capire se
e a quali servizi applicarla, ma sicuramente c'è un'ingiustizia che oggi ancora permane e che è la contribuzione solo ed esclusivamente da parte o ai danni, mi viene da dire, delle persone anziane, che è un'ingiustizia sociale, e di questo ne dobbiamo essere tutti consapevoli e responsabili. Grazie. Grazie dottoressa Romano. Brevemente il consigliere Zannola. Sì, Presidente, solo per far notare alcune cose, io capisco le esigenze mediatiche, ma poi però alcune cose, toni, sono insopportabili. Uno, io non ho mai assistito in vita mia, anche breve se volete, non sono particolarmente anziano, al direttore di un dipartimento che fa un intervento politico attaccando l'altra amministrazione perché è governata da una forza politica diversa. Mai è capitato in vita mia, in vita mia. Allora io chiedo, il direttore e la dottoressa che hanno posto questioni su un'altra amministrazione, fatto salvo che l'assessora può farlo, stanno lavorando nello staff dell'assessora o sono terzi e tecnici di questa amministrazione? Perché la questione dell'accordo di programma la conosciamo tutta. Io ho fatto solo una domanda: le stesse cose che oggi dice il direttore e l'assessora sono state dette 9 mesi fa in commissione, dove eravamo rimasti che questa lacuna, questa divergenza di opinioni, questa mancanza di dialogo istituzionale che servirebbe come il pane soprattutto in questo settore, poteva essere colmata. Questo io ho chiesto, non ho ottenuto risposta, ma solo ritorsione politica, che è assolutamente inconsueto, non professionale, mai successo in vita mia. E questo voglio scrivere e dirlo a verbale fortemente. Incomprensibile. Sul resto delle cose, io capisco l'assessora, io non ho detto che non va approvato il piano, io non ho detto questo. È ovvio, non si può fare gli spiritosi sulla questione di parola Covid. È ovvio che io dico che il piano potrebbe essere aggiornato alla luce di quello che è accaduto. Se lei mi risponde che i servizi sono stati rimodulati in questo periodo, ma è possibile pensare che la fretta e furia con la quale abbiamo rimodulato i servizi per esigenze siano i dispositivi per il futuro? Poi lei dice un piano che guarda al futuro. Per fortuna il vostro è un futuro a breve termine, per fortuna. E meno poi, male che è terminato. L'ultima cosa, rispetto alle critiche della condivisione, io ho soltanto detto, come legittimo immagino da parte di un consigliere di opposizione che fa parte della commissione, e che, visto che sono stati citati gli stakeholder, giustamente si è lavorato un piano condiviso, e un'ulteriore volta ringrazio l'amministrazione, perché io apprezzo chi lavora, a prescindere se alcuni principi sono condivisibili o meno, penso sia utile, proprio alla luce della necessità di aggiornamento, che la commissione possa in qualche modo essere convocata anche ragionando con le forze sociali. Non penso che sto chiedendo un'eresia, che sto contrastando le volontà dell'amministrazione, e non penso che sto criticando la partecipazione alla base di questo piano, se c'è stata, qualcun altro l'ha scritto. Punto. Allora, consigliere Zannola, io rispondo brevemente per quanto concerne la parte della commissione. La collaborazione e l'intervento con gli stakeholder è stato tutto un processo che è stato seguito dall'assessorato durante la fase di stesura del programma del piano sociale cittadino. Io non intravedo come possa essere, proficuo in questa fase riconvocare tutti gli stakeholder, anche perché noi già il piano sociale cittadino è molto ampio, e comunque sono stati anche consultati prima, e se non ci fosse stato il parere degli stakeholder, comunque il piano sociale non sarebbe potuto approdare in giunta, e ricordo che è approdato in giunta la settimana scorsa. Quindi onestamente io penso e credo che quello che compete a questa commissione è analizzare e approfondire tutte le parti di questo piano sociale e poi dare un parere.
Non credo che ci sia necessità di una fase che, di confronto con gli stakeholder che è stata già fatta preventivamente dall'assessorato. L'assessorato vuole, se vuole rispondere a queste ultime affermazioni, altrimenti io lascerei la parola nuovamente al presidente della commissione del settimo municipio Antonio Principato e all'assessore Andrea Maggi che vuole intervenire. E poi non so se anche la consigliera Guerini, non riesco a capire se vuole intervenire. Comunque ecco, sì, prego. Grazie Presidente, avevo rivolto una domanda sulla chat al consigliere Zannola, posso fargliela dopo, può rispondere lui direttamente leggendo la chat, grazie. Va bene, allora se il consigliere, se il presidente... Se il presidente Principato vuole fare la sua breve domanda, altrimenti... Sì, grazie Presidente, prego. Se posso. Allora, io farei semplicemente una valutazione molto rapida. Sinceramente, da questa parte, credo che non sia stato fatto un intervento politico dal direttore Serra, né tantomeno dalla dottoressa Rosucci. Il Dipartimento su alcuni passaggi è stato molto chiaro e ha già detto che l'aggiornamento dei dati si fa in brevissimo tempo con un semplice allegato e che però è necessario procedere tempestivamente all'approvazione del piano per un'assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini. Ma sono state evidenziate anche delle criticità importanti con la Regione. E evidenziare criticità di questo tipo per una parte tecnica non è assolutamente, a mio avviso, un intervento politico, ma è diciamo proprio la necessità di dover esprimere delle difficoltà nel procedere diciamo sull'iter di questo piano. Perché se, come immagino il consigliere Zannola abbia fatto, si è dato un'occhiata anche al piano, si noterà che all'interno del documento diverse ASL non si sono espresse con un parere, nonostante l'assessore Mammì ci abbia comunicato che in ogni caso c'è stato un coinvolgimento appieno anche sui tavoli di lavoro in questo senso. Io non ho sentito una proposta, dico una, dal consigliere Zannola, ma solo delle critiche sterili. Ecco, in questo caso, e per un argomento così importante, le critiche devono essere costruttive, cioè devono portare a una risoluzione del problema. So che probabilmente qualcuno è in campagna elettorale in questo momento e quindi piuttosto che andare sui fatti si va diciamo su delle notizie che ritengo personalmente assolutamente futili. Quindi se vogliamo lavorare insieme su questo piano bisogna rendersi disponibili a ragionare nei termini del piano, quindi approfondire eventuali aree di miglioramento all'interno del documento che potranno essere sottoposte negli aggiornamenti successivi. Per il resto non credo che una commissione politiche sociali comunali sia la sede per fare campagna elettorale. Grazie Presidente. Grazie Presidente Principato, concordo con lei. Chi altro vuole intervenire? Volevo intervenire io se è possibile. Certo, dopo di lei io ho l'assessore Maggi e la presidente di commissione Boca. Prego. Rispondo al consigliere Giannoli. Il mio intervento è stato politico, nel senso del significato della parola politica, che ricordo che moglie di Zannola, direttore, Giannoli. Mi chiamo Zannola con la Z, grazie. Chiedo perdono. Allora, politica nell'eccezione pura significa scienze tecniche come teorie e prassi che per oggetto la Costituzione, l'organizzazione e l'amministrazione dello Stato. Partitico è un'altra cosa. Allora, noi non abbiamo mai lavorato con le forze politiche. Noi abbiamo fatto riunione senza la partecipazione. Il piano è il frutto di un'attività a cui hanno partecipato tutti burocrati, anche se alcuni nomina politica, ma erano tutti burocrati, erano tutti amministrativi, erano i direttori delle ASL, i direttori di distretto,
il rappresentante del Tribunale, il direttore socio-educativo di tutti i municipi, maggioranza e opposizione, e insieme abbiamo costruito un progetto per il futuro. Cioè, anziché procedere a spot, con delibere una tandem, attraverso una pianificazione dell'attività. Insieme abbiamo costituito uno strumento operativo che è il SIGES, che dovrebbe mettere insieme la parte sociale con la parte sanitaria. Poi, al di là di tutte le parole, se non si riesce a programmare su base regionale e capitolina le risorse messe a disposizione, gli interventi non saranno mai possibili, perché la pianificazione a giorni è solo clientelare. Invece la pianificazione strategica tende a uniformare su tutto il territorio capitolino prestazione uniforme e metodo di accesso ai servizi sociali e ai relativi benefici uniformi su tutto il territorio. Questo era il nostro progetto. Poi che il direttore generale, dopo aver condiviso anche il testo dell'accordo di programma, si sono rifiutati di firmare, è politica o è amministrativa? Per me è politica anche questa rifiuto dell'attività, nel senso di amministrazione dello Stato, cioè nel senso che hanno rifiutato di partecipare all'amministrazione dello Stato per interessi che non si riesce a capire quali sono. Se in questa accezione di politica il mio intervento è stato politico, altrimenti è stato l'intervento di un funzionario pubblico che prende lo stipendio dai cittadini e che agisce in nome e per conto dei cittadini tentando di rappresentarli. Grazie e buon lavoro. Grazie dottor Serra. Io ho l'intervento dell'assessore Maggi. È collegato, assessore? Sì, certo. Presidente. Se può parlare forte, cortesemente, grazie. Allora, sì, volevo cedere la parola a chi non era finora intervenuto, però sono breve, quindi poi si può andare avanti. Allora, io volevo ringraziare il direttore Serra e anche il presidente Principato per l'opera di alfabetizzazione politica nei confronti del consigliere Zannola. E io credo che la terzietà debba essere rispetto ai fatti e io credo che è un tecnico e sarebbe auspicabile anche un politico si esprima rispetto ai fatti. E per il resto ringrazio l'assessora così come la dottoressa Rosucci per il gran lavoro che ho visto loro fare in questi ultimi mesi e chiudendo dico che è auspicabile e dovrebbe essere impegno di tutte le forze politiche e comprese quelle di opposizione fare in modo che sicuramente prima dell'estate questo piano sia finalmente approvato. Grazie. Grazie a lei assessore. Io ho la presidente di commissione Caterina Boca, è collegata? Sì. Prego. Sì presidente, eccomi. Buongiorno a tutti. Io cercherò di essere breve perché poi mi sembra che, come dire, siamo un po' usciti anche dal discorso principale che è il contenuto del testo del piano sociale cittadino. Io ovviamente, come dicevano molti consiglieri, anche il consigliere Zannola, io ringrazio gli uffici, ringrazio l'assessora che pur essendo arrivato in corso, diciamo, di consigliatura, si è presa comunque questa responsabilità di portare a termine un progetto iniziato prima di lei, che non è una cosa semplice, è tantomeno scontata, no? Perché ci sono metodi diversi di lavoro, obiettivi differenti, c'è da riprendere tutte le fila di un discorso. Io quindi ammiro e apprezzo la volontà di portare a casa un documento che evidentemente è un documento importantissimo per la città di Roma. La città di Roma non può non avere un piano sociale cittadino, lo avete detto voi, anche se siamo, come dire, alla fine di una di questo, siamo già al quarto anno, insomma, di consigliatura, evidentemente, insomma, siamo verso la fine. Non vuole essere un discorso di propaganda politica, il mio non lo voleva essere, suppongo, neanche di molte delle persone che mi hanno preceduto. Quello che però mi preme sottolineare, io mi sono letta il testo, è un testo interessante. Quando si dice che è un testo vecchio, ci si riferisce a dati oggettivi, non, come dire, a sensazioni o emozioni.
Non è soltanto una questione di dati, però lo è anche, quindi mi fa piacere sapere che, e spero sia presto, che i dati verranno aggiornati, quindi avremo i dati anche degli ultimi anni. Ma vi ricordo che noi stiamo vivendo una crisi sociale, sanitaria, umanitaria, che non abbiamo mai avremmo pensato e che non vivevamo da anni. E quindi una crisi che inevitabilmente cambierà le sorti e la vita sociale e giuridica della maggior parte dei cittadini di questa città. E quando si dice non compare la parola Covid, il tema non è la parola Covid, il tema è che non ci sono in questo testo al momento, e spero però, come dire, che si abbia la possibilità di lavorarci, non ci sono strumenti, soluzioni, idee, anche un finale, no? Che meritava un po' questo, che meriterebbe questo piano, che evidentemente è un documento aperto, ma merita anche un pezzo di strategia. Cioè manca il tema di quello che succederà da oggi in poi e anche il prossimo anno, visto che va al 2021 questo piano. Cioè manca sapere le nuove povertà che si sono create in questa città, che fine faranno, quali misure gli vogliamo riconoscere. Io mi sono letta, vi ripeto, il testo, proseguirò nella mia lettura. Oggi inizieremo la valutazione presso la Commissione Politiche Sociali che presiedo al secondo municipio, continueremo anche nei prossimi giorni. Abbiamo poco tempo, ma lo facciamo con grande rispetto per il documento e per il lavoro che tutti voi avete fatto. Parlo degli uffici, parlo dell'assessora. Però mi chiedo, c'è uno spazio per parlare delle nuove povertà? Non può essere esclusivamente reddito di cittadinanza e, come dire, parlare genericamente di sussidi alle famiglie, alle persone, l'unico strumento utilizzato. Vogliamo dirci anche che, vi ripeto, con onestà intellettuale e politica, perché non è il momento di fare propaganda, non è questo l'obiettivo. Cioè, vogliamo dirci che c'è stato un intoppo nel rilascio dei buoni spesa, ma che ci sta? Nel senso, è stata una procedura che gli uffici si sono inventati, ci stava anche. Però ad esempio c'è una interessantissima posizione dell'Ordine degli Assistenti Sociali che è stata inviata qualche giorno fa, che ci ricorda che gli assistenti sociali in questi mesi sono stati chiamati a fare un lavoro di tipo amministrativo, cioè sostanzialmente a valutare le domande, quindi come un amministrativo ordinario, che va bene, lo hanno fatto, e chiunque di voi lavora anche nei municipi sa perfettamente che l'hanno fatto con grande capacità, con grande serietà, consapevoli anche del dramma che la gente viveva e del loro ruolo. Però, per esempio, se il numero di persone che hanno presentato la richiesta di buoni è aumentato, è stato un numero importante in questa città, e la maggior parte di quelle persone non si erano mai rivolti ai servizi sociali, ci vogliamo fare una domanda? Vogliamo ad esempio chiedere ai nostri servizi di fare una valutazione su quei casi, richiamando quelle persone, capendo perché hanno avuto quel bisogno, se è un bisogno che aumenterà nei prossimi mesi o se è stato un bisogno temporaneo? Ecco, quello che noi diciamo non è che il documento non va bene, perché sarebbe rinnegare un lavoro che avete fatto. E io metto da parte il tema che ci sia o meno l'approvazione delle ASL, perché poi rischiamo veramente di uscire dal seminato. Il tema è i servizi e le prospettive, quando voi parlate anche di potenziamento, che sono inclusi in questo documento, sono oggi quello di cui la città ha bisogno, o forse non è il caso di pensare ad altri strumenti e di, vi ripeto, provare a ragionare su qualcosa, dandoci anche una prospettiva, quindi capendo anche nei prossimi mesi quello che potrà accadere, e tutti insieme lavorando su questo. Cioè le posizioni che io ho rappresentato e che qualcun altro ha presentato non sono critiche asettiche, non è un ostruzionismo politico, è entrare proprio nel testo e capire il testo. Anche quando parlate di reddito di cittadinanza, il tema più grande che i servizi sociali hanno avuto in questi anni è l'assenza di dialogo con i centri per l'impiego. E soprattutto il fatto che la formazione differente di un operatore di un centro per l'impiego e di un operatore dei servizi sociali è lampante. Un centro per l'impiego non è capace di gestire una persona che, se evidentemente sono anni che non lavora e si affida ai servizi sociali, un motivo c'è.
non è un caso. Quindi anche lì lavorare sugli errori o comunque sulle lacune che si sono verificate in questi anni e ragionare per migliorarli. Nessuno, vi ripeto, vuole dire che il documento è un documento da cestinare, ok? Perché non sarebbe corretto, no? Vi ripeto, da un punto di vista politico o da un punto di vista intellettuale. Quello che voglio dire è che abbiamo, come al solito, lo ripeto spesso quando vengo in questa commissione, un'opportunità, che è l'opportunità di lavorare insieme per le politiche di questa città. Io vi ricordo che una città in grado di offrire servizi a tutti, anche agli ultimi, è una città capace di dare servizi a chiunque. E perdonatemi, io non posso sentire, e chiudo, dirmi che mettere al centro la persona significa chiederle di compartecipare a un servizio. Non può essere quello la riduzione del senso della 328, quindi perdonatemi, mettere al centro la persona significa altro, non quello. Quindi lavoriamo insieme su questo, per favore, grazie. Grazie Presidente che mi ha dato la parola, veramente, grazie mille dottoressa. Per carità, la ringrazio anch'io per il suo intervento. Io ho l'intervento della... la prenotazione della presidente di commissione del 14esimo, Teresa Venditti. Se vuole, ne ha facoltà. Prego. Mi sentite? Prego. Sì, grazie. Allora, intanto grazie per l'invito a questa interessante commissione. E, volevo solo dire alcune cose. Allora, mi sembra che questo piano abbia delle qualità che lo rendono diverso dagli altri precedenti e che lo rendono appunto apprezzabile. Ecco, la parola è questa, che lo rendono apprezzabile. E tra i tanti metto in rilievo il fatto che sia stato costruito veramente insieme a tutte le realtà che entrano poi, a cui il piano poi si riferisce praticamente, e è una cosa che non capita normalmente. Quindi è stato fatto un lungo lavoro che io ricordo molto bene in questi anni e che ha visto proprio la partecipazione, devo dire anche molto interessata, da parte di tutte le associazioni, degli stakeholder e anche dei semplici cittadini. Quindi questa è una caratteristica particolare di questo piano. E l'altra cosa che devo dire io apprezzo molto è che veramente è un piano molto comprensibile da tutti, perché è giusto che non siano dei documenti riservati agli addetti ai lavori, ma che possano essere consultati e magari anche valutati, criticati, apprezzati da tutti, da chiunque voglia. Voglio fare riferimento a dei punti che a me stanno particolarmente a cuore, perché ritengo che siano poi un po' le chiavi delle attività sociali all'interno dei territori, e che sono, e mi sembra che questo piano appunto tenga presente in primo piano appunto questi aspetti, il problema dell'integrazione sociosanitaria. Perché è diciamo una specie di mantra che va avanti ormai da anni, ma poi per poterla realizzare ci vuole che veramente le istituzioni, mi riferisco soprattutto a regione e comune, realizzino queste cose, perché ognuno poi si riempie la bocca, specialmente nelle campagne elettorali, di tutte queste cose, poi quando si tratta di firmare, io ricordo da sempre che c'è stato sempre questo problema poi mettere la firma sui progetti condivisi integrati tra ASL e municipio e comune, e questa è una cosa che soprattutto alla luce della pandemia dovrebbe essere veramente tenuta particolarmente presente dalle istituzioni, che non devono guardare agli interessi, basta che la devono finire di guardare agli interessi di bottega, devono cominciare a guardare agli interessi dei cittadini. Sarebbe proprio ora, insomma, no? Perché tutte le resistenze che vediamo dovrebbero essere superate.
E l'ultima cosa, mi riferisco al personale, cioè a mio parere andrebbero anche messe un po' a fuoco e data maggiore attenzione a degli aspetti un po' che sono la chiave, un po' le chiavi di volta di tutta la situazione, che sono i dati, e mi sembra che ci stiamo, insomma, in questa presentazione che è stata fatta, i dati sono messi in primo piano, è un obiettivo fondamentale, perché qualsiasi cosa vogliamo programmare o cambiare non la possiamo fare se non abbiamo dei dati aggiornati. Quindi ben venga questo progetto integrato di raccolta dati, che sarà sicuramente uno strumento utile a tutti, compresa la regione, insomma, per finalizzare meglio le azioni politiche, ma anche per noi, per i municipi, per i servizi, cioè è fondamentale questa cosa dei dati. Quindi chiedo proprio che venga posta particolare energia a questo. E l'altra questione del personale, vecchio problema, eterno problema, ma va assolutamente affrontato, e anche con questi 50 nuovi operatori sociali e nuovi assistenti sociali previsti annualmente, bisogna assolutamente garantire la presenza del personale, perché altrimenti, se no, qualsiasi progetto sappiamo bene che non c'ha le gambe praticamente. E riguardo proprio al personale, io credo che, insomma, io vedo nel municipio, insomma, sono rimasti veramente pochi. Allora, quello che succede? Succede, per esempio, che se non c'è abbastanza personale, ho finito, per esempio il progetto di affidamento familiare, che è una grandissima risorsa storica, poi, no? Storica, non ce la siamo inventata adesso. C'è da tanto tempo, è una risorsa ormai verificata riguardo alla sua utilità. Finisce che invece di lavorare per l'affidamento familiare, si mandano i fondi alle case famiglia, alle comunità, perché i bambini poi con i problemi, con le famiglie, esistono famiglie problematiche, i bambini ci sono che hanno questi bisogni, e se noi non sviluppiamo i servizi che sono più adeguati a dare una risposta sana a questi bambini, siamo costretti a spendere i soldi per fare altre cose che invece sono meno adatte, sono un po' dei ripieghi in qualche modo. Quindi assolutamente io chiedo che, insomma, mi aspetto, diciamo, che venga poi proprio posto l'attenzione a questo problema, proprio per fare una politica sana e giusta all'interno della città. Grazie. Presidente, la ringrazio. Rispondere? Guardi, assessora, io vorrei dire due parole anch'io, ho l'ultima prenotazione del consigliere Zannola e anche la prenotazione della consigliera Paciocco. Io ringrazio tutti quelli che stanno intervenendo. E volevo però porre l'accento su una cosa in particolare. Questo piano sociale è mancato per molti anni e sta ponendo delle basi per il futuro di questa città. L'emergenza del Covid è un episodio che purtroppo sta caratterizzando la nostra vita, e probabilmente la caratterizzerà anche nel futuro. Ciò non toglie che noi comunque questo piano lo possiamo ampliare e modificare e migliorare anche con delibere successive per includere queste cose. Io vorrei che non ci si distraesse da due cose. Una, l'importanza delle azioni di sistema che porta questo piano sociale, ed è un'importanza nuova, è un'importanza fondamentale per non doversi trovare sempre nell'emergenza e a dover far fronte a delle situazioni contingenti. E il fatto che questo piano sociale finalmente parla e cerca di attuare l'integrazione sociosanitaria. Io vorrei che tutti quanti si concentrassero sui contenuti tecnici per poter migliorare questo piano, e non su delle disquisizioni
politiche che lasciano il tempo che trovano. Cerchiamo di portare a casa un risultato per la città, un risultato che possa migliorare la vita di tutte le persone, soprattutto di quelli che stanno più in sofferenza. Io lascio la parola al consigliere Zannola, però gli chiedo di essere cortesemente breve perché il tempo sta scorrendo. Ci sono altre persone che vorrebbero intervenire e lui è già intervenuto ben due volte e poi vorrei dare la replica all'assessore e anche agli uffici. Prego, consigliere Zannola. Io ho già parlato, lascio spazio agli altri e intervengo alla fine, se non facciamo tardissimo. Va bene, prego, consigliere Paciocco. Sì, io ho poche parole, ma ci tenevo veramente a dire che ecco, dobbiamo renderci conto che la nostra amministrazione si è presa veramente una grande responsabilità nell'affrontare questo lavoro. Sappiamo bene che è un lavoro lungo, un lavoro complesso, un lavoro che serviva a questa città da veramente troppi anni. Quindi sappiamo bene quanto è importante, perché di fatto la programmazione è alla base di ogni lavoro. Sappiamo che purtroppo si è agito troppo spesso in emergenza nella nostra città e questo sappiamo che può creare sicuramente tanta inefficienza, ma anche una serie di distorsioni, perché spesso poi gli strumenti vengono utilizzati non per i fini a cui sono destinati e questo purtroppo, come sappiamo bene, in passato è accaduto. La programmazione invece ci consente di andare oltre, di superare tutto questo, diventa un faro, un riferimento per tutta la città. Io ricordo bene quando abbiamo iniziato questo percorso, veramente, come dicevo, dal primo giorno attraverso il percorso Roma Ascolta Roma ci sono stati 15 incontri che io ricordo erano tutti accessibili, venivano trasmessi in streaming. Ho avuto la fortuna di poter partecipare ad alcuni di questi incontri e sono stati veramente emozionanti. Io per la prima volta ho potuto vedere cittadini, anche tante persone che magari hanno difficoltà in genere a raggiungere, a poter partecipare appunto per una serie anche di difficoltà di accessibilità, hanno potuto dire la loro e io ricordo che fu trascritto tutto di quegli interventi. C'è stato un lavoro poi veramente di trascrizione, di analisi di ogni intervento di ogni singolo cittadino e questo veramente a me rende orgogliosa di far parte di questa amministrazione. Come diceva il direttore, avremmo potuto appaltare questo lavoro ad organismi esterni, invece si è scelto di fare un lavoro lungo, un lavoro complesso di ascolto di ogni singolo cittadino, di enti, di tutti gli stakeholder che sono stati fino a qui nominati. E quindi ecco, ringrazio l'assessora che ha preso in mano questo lavoro veramente con grande determinazione, lo sta portando a termine. Soprattutto ringrazio gli uffici e mi sento proprio di ringraziare con il cuore il dottor Serra, che oggi ha fatto un intervento secondo me molto bello e anche io, come dice il consigliere Zannola, per la prima volta nella mia vita invece ho ascoltato un intervento vero, un intervento reale, dove si sono dette le cose come stanno. Allora, se dire la verità significa fare interventi politici, beh, ci auspichiamo che la politica sia sempre questo. Grazie a tutti per l'ascolto. Grazie, consigliera Paciocco. Consigliere Zannola? Presidente? Disperazione. La verità non è il pensiero di una persona. Questo è. Siccome su quell'argomento avevamo già discusso, e la verità la sappiamo, quindi il dottor Serra è lo stesso che 7 mesi fa mi ha detto che lui non deve chiedere alla regione nulla perché la legge glielo consente. Sì, va bene, punto, sappiamo qual è la verità, basta, io non voglio più entrare nel merito. Però una cosa, presidente, la voglio dire perché secondo me anche quello che ha detto lei, e credo che la Presidente Boga lo abbia fatto magari meglio di me, magari su di me, visto che sono un notorio rompiscatole, c'è un pregiudizio nell'ascolto di ciò che dico, ma lei ha posto delle questioni di merito, non sono questioni sterili o di campagna elettorale, come hanno detto il Presidente e l'Assessore, né tantomeno necessità, spero che lo capiate bene, di alfabetizzazione politica. Quando è stato stilato il primo piano regolatore sociale, io ero un militante, aspirante psicologo in quel momento, io
Cioè io non ho iniziato a fare politica col vaffanculo dei e col blog, quindi io non ho bisogno di la prego di tenere un linguaggio consono, anche perché siamo in diretta. Qua non si possono dire parolacce, per cortesia. Sì, perché non è possibile che ogni volta che si muove una critica nel merito voi fate queste considerazioni politiche, non pure. Ma noi possiamo dire quello che pensiamo o no? Possiamo dire quello che pensiamo o no? Devo essere alfabetizzato? Perché no, ho chiesto può di... dire quello che pensa, però educatamente, senza dire parolacce. Se no io chiudo la commissione qui. Presidente, non si deve permettere. Non si deve permettere di usare le parolacce. Certo, non glielo permetto io di far dire a delle persone delle stupidaggini e dire che sto qui a fare campagna elettorale. Non glielo consento, ok? Basta queste banalità. Il merito lo abbiamo posto, l'ha ripetuto anche bene la presidente Boca, o entrate nel merito di quelle discussioni oppure basta banalità, demagogia e cavolate. Perché farmi anche dire dell'alfabetizzazione politica, per carità di Dio, basta veramente, ho sopportato veramente troppo in questa commissione. Cioè non si può veramente fare un intervento che accorrono in soccorso lasciamo perdere. Presidente, io penso di essere stato abbastanza chiaro. Sì, ma anche certo. Io penso che lei sia stato abbastanza chiaro. Se cortesemente... Ma per cortesia, presidente, ma si rende conto? Ma questa è la classe politica che sta gestendo la città. Chiedo gentilmente a chi può intervenire di togliere l'audio, perché non è possibile. Si sta monopolizzando una commissione che sta cercando di lavorare, di portare dei contenuti. No, consigliere Zannola, io non le consento questo doppiloquio, per cortesia. Silenzio e rispetto. Questo deve fare un presidente di commissione, ok? Questo dovrebbe fare, invece fa una sequela, accetta una sequela di insulti improperi rispetto alle opposizioni, poi facendo la messa finale. Ma non è così, ma lo ha capito quello che abbiamo chiesto o no? Lo ha capito quello che abbiamo chiesto? Lei mi ha risposto nel merito, può essere modificato, possiamo fare delibere successive, possiamo fare un ragionamento nel metodo, l'ho premesso all'inizio. Cioè, basta, dico veramente, guardi, me ne vado, va. Presidente, scusi, sono una consigliera Baglio, io non sono mai intervenuta, però voglio anche visto che lei non è mai intervenuta, io le chiedo cortesemente di chiederla la parola prima di intervenire, sì, se non le dispiace. Perché siccome sono in sostituzione... Ecco, allora per cortesia aspetti un attimo, perché vorrei dire delle cose io, se non le dispiace troppo. Sì, io vi prego, io invito tutti i partecipanti alla commissione a rispettare un linguaggio consono, a non utilizzare parolacce e a non comportarsi male, a non approfittarsi del fatto che io non ho la facoltà di togliere l'audio a tutti. Però prego la mia segreteria, qualora si riverificasse che qualcuno va nel torpiloquio, di togliere l'audio, altrimenti la prossima volta che qualcuno di voi eccede io prendo e chiudo la commissione. Perché non sta né in cielo né in terra. Noi abbiamo fatto questa commissione e ne faremo delle altre per entrare nel merito dei contenuti, non per fare dello sterile e della sterile disquisizione politica. Allora, tanto per essere chiari, io spero e mi affido alla responsabilità di ognuno di voi, perché è stata mia volontà fare questa commissione, includendo politicamente tutti gli assessori, tutti i presidenti di commissioni municipali e chiunque me l'avesse chiesto. Ecco, appunto, ma è per costruire, non è certo per dare spazio a delle discussioni sterili che non portano a nulla. Io credo che questa città abbia bisogno di questo piano sociale cittadino e che ne abbia bisogno con il contributo di tutti, di chi lo sta redigendo e anche delle forze politiche che probabilmente un domani potrebbero comunque giovarsene. Anche perché chi è che se ne deve giovare di questo piano sociale? Sono i cittadini, e vi prego di non dimenticarvene mai che stiamo lavorando per la città, non stiamo lavorando per la campagna elettorale. Grazie. Prego, consigliera Baglio. Eccomi, presidente. Mi scusi se sono intervenuta senza scrivermi, però come le dicevo,
Io non mi posso iscrivere perché sono, non posso scrivere, almeno non sono riuscita perché sono in sostituzione di un altro collega, ma semplicemente per dire che per quanto ci riguarda noi siamo sempre stati pronti e continueremo ad esserlo a lavorare insieme, ma lavorare insieme significa anche accettare critiche e il confronto politico è fatto anche di questo, insomma, quindi penso che ognuno di noi deve essere libero di dire come la pensa e se lo dice è nell'interesse della città e dei cittadini che poi usufruiranno dello strumento che mettiamo a disposizione. E l'altra cosa che volevo dirle è che come Partito Democratico in questa commissione siamo in due, quindi oggi siccome il collega Zannola è quello che per noi, per il Partito Democratico si occupa di sociale, ha parlato lui. Pronto? Consigliere Abbaglio, non la stiamo sentendo. Non mi sentite? Non lo... Provo a cambiare spazio. Mi sentite adesso? Adesso sì. Forse la rete, scusatemi, ma... L'abbiamo sentita fino al punto in cui diceva che il consigliere Zannola segue il sociale per voi del Partito Democratico. Il gruppo del Partito Democratico segue il sociale, sempre presente nella commissione e quindi è lui che insomma abbiamo lasciato e anche io ho lasciato spazio al suo intervento, non volevo prendere la parola in questo momento, ma le chiedo ancora una volta di prevedere una discussione più ampia per aggiornare il piano vista l'emergenza. Il piano è stato scritto nel 2017, non ha neanche i dati aggiornati per stessa affermazione del dirigente Serra, quindi insomma mi sembrano legittime, sacrosante le richieste se come ha detto lei vogliamo lavorare nell'interesse dei cittadini romani. Quindi il fatto che le opposizioni criticano deve essere per voi di stimolo, perché la politica è anche questo, di confronto. E quindi sinceramente non capisco perché questi accesi dibattiti. Sì, forse il collega Zannola ha esplicitato in maniera troppo chiara la sua posizione, ma devo dire che ho ascoltato nei suoi confronti parole che francamente non ho gradito e non ho sentito da parte sua nessun richiamo. Quindi se l'interesse è quello di lavorare insieme noi ci siamo, ma dobbiamo essere messi nelle condizioni di poter lavorare, non lo siete nemmeno voi, perché se ci sono i dati del 2017 non si tiene conto di questa emergenza, è un piano che potrebbe funzionare a metà o se non addirittura per un terzo, quindi stiamo attenti tutti. Grazie Presidente. La ringrazio e io ho un ultimo intervento, quello del Presidente della Commissione Politiche Sociali del quinto municipio, però voglio aggiungere che mi riservo come Presidente di Commissione di fare una segnalazione all'Assemblea Capitolina, all'Ufficio di Presidenza, per il comportamento del consigliere Zannola in questa commissione. Perché mi dispiace, ma qui bisogna essere rispettosi ed educati, rispettosi anche nei confronti degli altri e rispettosi anche di chi ci ascolta. E forse penso che forse anche il consigliere Presidente, che quando il collega Diaco verso i miei confronti è stato poco rispettoso, nessuna collega di opposizione di maggioranza si sia espressa. Quindi, sinceramente, non credo che questa sua formazione aggiunga molto a questa commissione. Ecco, anche noi le nostre riserve. E fate anche voi le vostre, fate tutto quello che volete fare. Se cortesemente, però consigliere Abbaglio, lei non si era prenotata, se vuole dare spazio anche agli altri, cortesemente. Non parla solo lei perché è presidente, se tira in ballo dei colleghi io le rispondo, grazie. Ecco, e allora se lei avesse ascoltato l'intervento del suo collega forse l'avrebbe deplorato anche lei. Li ho sentiti tutti, ho sentito meno male. Meno male, lascio la parola. Se cortesemente ci vuol far continuare la commissione, è molto gentile. Lascio la parola al collega Umberto Pacci del quinto municipio. Prego. È possibile? È possibile? Sì, sì, prego. Sì, no, perché dietro a queste diatribe, sinceramente, non so a che punto siano
utili sia per chi è in commissione, anche per chi ci sta ascoltando, molto probabilmente proprio su quella fascia di persone che hanno veramente grossi problemi, insomma, in questo momento. Allora io intervengo in questa commissione e ringrazio per l'invito, perché consigliere presidente, scusate. Bracci, non la sentiamo più. Mi sentite adesso? Adesso mi sentite? Sì. Ok, è andata via per un attimo la connessione, scusatemi. Ho sentito inizialmente. Posso? Allora, ho sentito inizialmente, insomma, tutto ciò che ha detto l'assessore Mammì, facendo una relazione. E dietro a tutta questa situazione, siccome le commissioni nascono proprio per portare proposte sia dalla parte della maggioranza che dalla parte dell'opposizione, io mi sento di intervenire in questa commissione proprio per un semplice motivo, è che nel sentire l'assessore Mammì ho ascoltato che c'è la riduzione dei due PUA ad un PUA in ogni municipio. Io vorrei solo ricordare questo. Io sono presidente della commissione politica sociale del quinto municipio, un municipio che è stato accorpato con l'ex sesto e l'ex settimo, e creando grossi problemi. Stiamo parlando della delibera di marzo del 2013, quando a quel tempo c'era Alemanno. Fu fatto questo accorpamento da 19 a 15 municipi, creando grossi problemi. E io ritorno a ripetere che noi siamo, io sto per esempio, ecco, in un municipio dove è il secondo municipio più povero ed il terzo più numeroso. Allora io ho sentito ed ho ascoltato. Consigliere Placci? Mi sente? Adesso sì. Lei ha ascoltato, okay. Siamo rimasti qui. Ah, ok. No, stavo dicendo che ho sentito da parte dell'assessore Mammì il fatto che due PUA, non so se avete ascoltato fino adesso, che due PUA diventano uno per ogni municipio. Allora io vorrei ricordare che se non ci sono, perché ho sentito che a causa di mancanza di fondi da parte della regione, saranno, diciamo così, dimezzati da due a uno per ogni municipio. Il quinto municipio ha due punti unico d'accesso, due PUA, molto importanti per il territorio e per le persone che hanno bisogno di un aiuto. Allora io chiedo alla Commissione, e faccio un invito alla Commissione, di portare avanti questa situazione, o perlomeno di far mantenere in quei municipi dove ci sono problemi, perché non tutti i municipi hanno i problemi economici e di numeri, dove ci sono quei problemi di numeri e di problemi economici, di poter mantenere i due PUA. Questo è un invito che io, da presidente della Commissione Politica Sociale del quinto municipio, faccio alla commissione. Umberto. Quindi, ecco. Sì. Umberto, Veronica. Dimmi. Sì, su questo già mi avevi fatto questa domanda. Sì, naturalmente chi ha già due PUA e sono integrati li può tranquillamente mantenere, non c'è problema. Noi abbiamo messo nel piano lo standard minimo, cioè nel senso, noi dobbiamo garantire almeno un PUA a municipio, non possiamo andare sotto, cioè non possiamo non avere un PUA, dobbiamo necessariamente averne uno. Poi se un municipio ha anche due PUA perché ha le risorse economiche per poterlo fare, ben venga, cioè assolutamente, non è che noi abbiamo dato solo lo standard minimo. Questo perché ad oggi abbiamo avuto minori fondi da parte della regione rispetto all'attuazione dei PUA, e quindi per cercare di garantire almeno un PUA a territorio abbiamo pensato di rimodulare il piano sociale rispetto a questo, perché altrimenti avremmo scritto due PUA a municipio, poi con la consapevolezza che quasi nessuno riuscirebbe a realizzarne due. Quindi se tu ne hai due e funzionano e hai le risorse economiche per farli andare avanti, perfetto, cioè nessuno devi togliere, insomma, anzi, ti rassicuro su questa cosa, è solo lo standard minimo che abbiamo dato. E questo, ecco, per questo ti ringrazio, perché questo sta a significare, ecco, stare proprio
accanto, diciamo, alle persone, no? Quando si conoscono però le situazioni, perché altrimenti si parla tanto per parlare. Ma guarda, quindi diciamo, per esempio, grazie. Anche quando stavo in settimo municipio, noi avevamo un PUA integrato, avevamo il segretariato sociale a via Portifiocca e stavamo aprendo il PUA integrato a via Antistio. Naturalmente, se avessimo avuto le risorse, avremmo creato due PUA integrati in entrambe le strutture. Non avendo, ce l'abbiamo preferito, però almeno uno, renderlo completo e quindi avere un'integrazione sociosanitaria e farlo all'interno della Casa della Salute. Qualora dovessero arrivare ulteriori fondi dalla Regione o almeno i fondi sufficienti a garantire almeno un PUA, perché ad oggi sono stati accertati ed inoltrati al municipio più o meno 70.000 euro a PUA. Capisci bene che un PUA un anno non costa 70.000 euro, costa molto di più. Quindi per cercare di non mettere in difficoltà i municipi in questo abbiamo messo lo standard minimo. Però ripeto, se ci sono le risorse economiche, ben venga, uno ne fa quanti cioè più ce ne abbiamo e meglio è sostanzialmente, perché più territorio copriamo e meglio è. Spero ok, e grazie anche. Consigliere Placci, lei ha terminato? Che è un piano sociale, no, volevo diciamo è così, un merito al fatto che questo piano sociale poi in effetti è diverso. Esigenze attuali, quindi se c'è un problema di emergenza come questa qui del Covid è chiaro che lavora in parallelo, diciamo, a questi problemi. Quindi vi ringrazio veramente di quello che state facendo e che cosa avete fatto. Grazie veramente. Grazie a lei. E non la sentiamo più. Io ho il presidente, l'ex presidente Gialloreti che voleva intervenire della commissione capitolina. Quindi preferirei più avere delle proposte da parte dell'opposizione che altro, ok? Chiedo solo questo, ma vedo che questo atteggiamento è uguale sia nei municipi che al comune. Grazie comunque, grazie a tutti. Ma non dice niente, presidente. Grazie. Io vorrei che far spegnere il video che parla, perché se no desse... non viene bene come quello di Umberto. Sì. C'è l'ingegner Gialloreti che vorrebbe intervenire, riesce ad intervenire, poi lasciare la parola all'assessore per la chiusura, anche perché è l'1:20. Prego. Posso, presidente? Certo. Buongiorno presidente, grazie dell'opportunità. Grazie a lei. Senta, comincio subito, spero che non sia capito bene. Contemporaneamente a questa commissione ce n'era un'altra già programmata sul dopo di noi. Io ho partecipato all'inizio a quella commissione e quindi mi scuso se all'inizio sono state dette qui in questa commissione altre cose, mi riservo di sentire la registrazione eventualmente. Lei già un'altra volta, siccome a me ancora il tedesco non mi ha telefonato, perché io faccio delle battute e tante volte dispiacciono le battute, già il 20 novembre del 2018, presidente Catini, lei convocò all'ultimo tuffo una commissione per parlare del processo che si stava mettendo in campo per la delibera per la riforma dell'assistenza domiciliare disabili e anziani, mentre già da mesi e mesi era programmato un incontro molto importante per il dopo di noi, al quale ha partecipato l'assessora regionale, l'assessora capitolina, il dipartimento, i funzionari tecnici della regione, i stakeholders, come diceva Marano, sempre. Dottor Gialloreti, mi perdoni se la interrompo, però noi abbiamo una calendarizzazione delle commissioni che il giorno è sempre quello e la data è sempre quella. Adesso io non so lei a quale riunione sul dopo di noi si riferisca, però la nostra oggi. Commissione a quella di oggi che era stata programmata, e tant'è vero che nessuno del dipartimento, nessuno dell'assessorato si è presentato. Comunque, ma parla di una commissione, perché mi perdoni, io... volta alle ore 11, la commissione... quella è la commissione trasparenza, non ne rispondo io calendarizzo. No, e poi si sovrappone sempre, quindi mi volevo scusare con lei, non è partecipare. Senta, io approfitto della memoria della dottoressa Rosucci, perché è un po' il filo conduttore di tutto questo piano, che è di piano sociale. Perché io ho partecipato fin quando c'era il dottor Marano
alla stesura di questo piano, al coinvolgimento, più che la stesura, diciamo al coinvolgimento della consulta cittadina a questo piano. Stiamo parlando settembre, ottobre, novembre 2017. Dopodiché io non ho avuto mai l'opportunità e la fortuna di poter dialogare né col direttore Serra e né su questo tema con l'assessora. A settembre del 2019, in una sede di conferenza con tutte le consulte, con le consulte municipali che partecipano con la cittadina 19 bis, venuto l'avvocato Montini e il dottor Venuto che ci hanno onorato della loro presenza e poi sul finire anche l'assessora, e ci è stato consegnato la bozza del piano regolatore. Lo chiamo piano regolatore perché per me è importantissimo, è come vedere il consumo del suolo, se non c'è un piano regolatore urbanistico non si può fare niente. E su un piano regolatore urbanistico è facile immaginare, prendo un drone, faccio la fotografia di tutta la città e la metto agli atti, faccio la fotografia della situazione. Questo piano regolatore sociale, come viene detto fra le righe all'inizio, perché io leggo tutte le pagine, tutte le righe uno a uno, senza la lettura continua della mia sintesi, si parla proprio di piano regolatore sociale. Beh, se dentro ci sono i dati del 2016 e del 2017, evidentemente non è aggiornato. Secondariamente, siccome è un piano 2019, 2020 e 2021, noi siamo a metà di questo progetto. Siamo a metà del 2020, è bene che vada in approvazione, lo supera ampiamente. Quindi noi potremmo anche avere un consuntivo di quello che si prevedeva di fare e che siamo arrivati ad oggi. Perché se si faccio un dato per tutti, se si prevedeva con questo piano di arrivare a un assistente sociale per ogni 5.000 abitanti, a che punto oggi siamo? Questa perché va sicuramente aggiornato. Certo che Roma manca dal 2004, perché il vecchio piano regolatore sociale è del 2004, quindi una carenza gravissima. Io sono grato che ho cercato con le unghie e con i denti di tenere fuori le consulta, in particolare quella cittadina, da qualsiasi cosa politica, partitica, confessionale, eccetera, eccetera, perché tutto quello che ho sentito prima in tutte le discussioni mi dispiace molto, perché si fa tutto sulla pelle dei più fragili. Quindi ho cercato a tutti i costi di tenere fuori. Il problema delicato è che questo coso nasce vecchio. Allora, come diceva un grande vecchio vicepresidente, non sprechiamo la crisi. La settimana scorsa, presidente Catini, lei ci ha invitato per il cambio del regolamento del trasporto, che tiene conto che c'è un'emergenza. E che cosa gli ho detto l'altra volta? Non riduciamo l'emergenza alla sola emergenza Covid, ma se si deve fare un cambio del regolamento, lo si faccia per tutte le eventuali emergenze che possono avvenire, che sia sanitaria, che sia a nube tossica, che sia un'inondazione o un terremoto. Ecco, alla stessa maniera, certo che la parola Covid non c'è, però oggi, dal momento che si sta in approvazione, questo è un progetto di piano sociale, qualcosa che riguarda le emergenze ci vogliono. Quindi non mi dilungo oltre. Come diceva qualcuno, conoscere per deliberare è importantissimo. L'aggiornamento dei dati, la mappatura, la situazione esatta di tutto quello che c'è per quanto riguarda la fragilità romana è fondamentale, è la premessa per un buon piano sociale. Infine vorrei dire che viene ricordato quali sono i stakeholders veri di questa città, non gli organismi privati che si presentano. Gli stakeholders veri di questa città vengono ricordati, viene declamata la delibera istitutiva della consulta cittadina, però vedo che si costituiscono task force, robe eccetera, ma chi sono un'istituzione capitolina che ancora sta lì, poi la si può sempre cambiare, per carità. La Costituzione sta lì. Per esempio, so che fra due giorni c'è una riunione per quanto riguarda le ipotesi
a valle del DPCM, perché qui l'emergenza è sempre dietro l'angolo, e mica viene chiamata la consulta cittadina, vengono chiamati organismi privati. Questo per me è un passo indietro, che dall'81 a oggi non va bene. La ringrazio, Presidente. Anch'io la ringrazio, dottor Gialloreti, e lascio la parola all'assessorato se vuole in chiusura rispondere a tutte le varie sollecitazioni che sono arrivate. Prego. È collegato l'assessorato? Sì, scusate, Daniela Rosucci, l'assessora mi ha un attimo lasciato la parola, se non vi disturba, per rispondere ad alcune, ad alcune domande, insomma, che erano state poste sul piano tecnico. Allora, intanto volevo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, appunto, e che hanno avuto modo di leggere il documento. Ringrazio anche il dottor Gialloreti, col quale ci siamo visti, scambiati appunto opinioni diverse volte su più argomenti. Sì, sì. Volevo fare una precisazione sul discorso Covid. Allora, io professionalmente sono un assistente sociale. L'attenzione all'inizio di questo nostro collegamento parlavamo dell'importanza di garantire sicurezza sociale. L'importanza di garantire sicurezza sociale trascende dall'emergenza Covid, nel senso è un'esigenza che va garantita sempre. Quindi, se non trovate la parola emergenza Covid nel piano, ma è difficile prevedere a quali, no, emergenze, cioè si può fare, come dire, una previsione rispetto alla una serie di concause, no? La più analizzata è quella delle povertà, il fenomeno multifattoriale delle povertà. Allora, in questo senso, voi trovate nel piano una serie di azioni finalizzate proprio a garantire sicurezza sociale. Qualunque cosa accada, cioè io vi facevo il paragone del pronto soccorso per quello che riguarda il sistema sanitario nazionale, voi avete visto in emergenza Covid quanto duramente è stato provato comunque la rete sanitaria, no? E non è che nel piano sociale o nei PAT o nei PAL noi troviamo la parola emergenza piuttosto che normalità. Noi dobbiamo pensare a garantire sicurezza sociale, così un piano riesce ad avere una prospettiva futura e riesce quindi a mettere insieme delle azioni, a mettere in piedi delle azioni che possano creare una rete di sostegno alle persone, di sicurezza, qualunque cosa accada. E, aggiungo un'altra cosa, per chi ha parlato appunto di datati. Allora, un piano, nel momento in cui si scrive, necessariamente deve mettere l'asticella da qualche parte, la deve posizionare, scatta una foto all'anno zero, non so come dire. Da quel momento succedono poi tutta una serie di cose sul piano normativo. Questo triennio, mi viene da dire, è stato estremamente fluido e ha prodotto tanto. Così il piano dei dati. Però i dati fotografano un momento di partenza, fotografano un 2017, appunto sono dati da rendiconto, perché dicono quanto è stato erogato, a chi, e in quale momento. Da lì si parte per arrivare, diciamo, alla fine di un triennio che poi ci dirà come sono andate le cose, no? Rispetto alle azioni che sono state messe in piedi. Allora, anche per rispondere al municipio quinto, se non ricordo male, perdonatemi, che parlava di PUA. Allora, gli obiettivi che voi trovate nelle tabelle alla fine di ogni capitolo riportano, diciamo, le azioni, gli impegni di questa amministrazione. Con le ASL rispetto ai PUA si è deciso di fissare degli standard minimi proprio per garantire quell'equità sociale che permette comunque a tutti i cittadini, indipendentemente da dove vivono, no? Dal municipio in cui si trovano, di trovare almeno
quel livello, almeno quella cosa lì, e non trovare la macchia di leopardo per la città. Quindi che cosa è successo? Si è deciso, ma per un con un principio veramente di leale collaborazione reciproca, di dire che in ogni municipio ci deve essere un presidio, ci deve essere un PUA, articolato anche in due presidi che funzionano in giorni diversi di apertura, però che sia effettivamente integrato da personale, tanto del municipio quanto del distretto, e questo per non assistere in tempi di esiguità di risorse, tanto per l'ASL quanto per il municipio, a una continua, come dire, deportazione di personale da un luogo all'altro, no? Quindi questo veramente ve lo dico per completezza di informazione. Dopodiché vi dico cosa nel frattempo è stato, noi ovviamente abbiamo lavorato per l'attuazione poi di questo triennio, perché appunto siamo nel 2020 e ci troviamo esattamente in quella colonna centrale delle varie tabelle, perché noi stiamo lavorando a tutta una serie di attività, al protocollo per il barbonismo domestico, all'accoglienza delle persone a maggior rischio di esclusione sociale, insieme col Dipartimento delle Pari Opportunità, al discorso violenza di genere, accesso, valutazione, presa in carico e a tutte le violenze, non solo alla violenza di genere. Stiamo lavorando alla realizzazione di centri per le famiglie, di un centro di primo livello in ogni municipio, di centri di secondo livello di tipo specialistico, almeno uno per ambito ASL. Stiamo lavorando ad un protocollo integrato sui servizi per la domiciliarità che non affrontino soltanto il discorso legato all'intra, diciamo alle mura domestiche, ma anche a chi per un peso, un impegno di cura ha bisogno anche di essere traghettato e di arrivare ai servizi. Stiamo lavorando veramente su tutti gli ambiti che voi trovate nel piano, e aggiungo e concludo che con tutte le persone che a vario titolo, interni e esterni, hanno collaborato alla stesura di questo documento, si sono prodotti poi dei position paper che erano proprio il punto di partenza, il punto di partenza dell'amministrazione, e che poi in ultima stesura sono diventati i capitoli che trovate nel piano sociale cittadino. Io vi ringrazio e lascio la parola all'assessora per la chiusura. Arrivederci e buon lavoro. Grazie. Eccoci. Grazie. Ma in realtà non ho molto da aggiungere, nel senso ringrazio per l'invito e per l'opportunità appunto di spiegare quello che è il lavoro che stiamo facendo, che stiamo portando avanti e che cerchiamo di portare a conclusione. Insomma, io nelle prossime commissioni non so se riuscirò a essere presente, perché purtroppo ho veramente una serie di impegni, anche soprattutto in virtù delle due task force che ho istituito per la riprogettazione e la riprogrammazione dei servizi sia educativi e scolastici che anche rispetto al sociale. Vediamo se riusciamo in qualche modo a portare avanti, a far partecipare qualche ufficio, però ecco, insomma, io ecco, vi ringrazio per la disponibilità data, per poter appunto, che ci avete dato, insomma, di poter illustrare il lavoro che stiamo portando avanti. Grazie Presidente. Grazie a lei Assessore. Io lascio la parola alla Segreteria per fare l'appello finale, e in modo da poter chiudere la commissione, perché tra 20 minuti inizia il Consiglio. Prego. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì. Sì, sono Rossana Romanelli, coadiutore. Per un problema tecnico la segretaria non è connessa al momento, quindi faccio l'appello. Consigliere Allegretti Roberto. Roberto Allegretti, presente. Catini Maria Agnese. Presente. Celli Svetlana. Assente. Donati Simona. Simona Donati, presente. Bene. Ficcardi Simona, uscita alle 13:20. Figliomeni Francesco, uscito alle 13:12. Guerrini Gemma. Guerrini Gemma, presente. Sono entrata alle 11:59, dottoressa, sì, grazie. Grazie, consigliera. Meloni Giorgia.
assente. Paciocco Cristiana. Eccomi, sono presente. Grazie consigliera. Consigliera Baglio Valeria in sostituzione del consigliere Pelonzi. Sì, presente, grazie. Bene. Zannola Giovanni. Sedato. Consigliere sì, Zannola Giovanni. È uscito? Non ce lo ha comunicato però. Non ce l'ho comunicato, no. E mettiamo come orario d'uscita l'ultima comunicazione l'ultima che ha fatto nella chat. Va bene. Allora io ringrazio. Mi scusi Presidente, mi rimane Zotta Maria Teresa che è uscita alle 13:16. Bene, ho terminato. Perfetto, allora io dichiaro chiusa la commissione alle 13:41, ringrazio tutti gli intervenuti e do l'appuntamento per la prossima settimana per continuare questo discorso. Spero che veniate tutti propositivi. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie, Presidente. Grazie. Buongiorno.